Salve a tutti ragazzi, praticamente siamo rimasti che dobbiamo partire con la nave. Quindi non so ora che dobbiamo fare, dobbiamo liberare gli struzzi alla stiva. Quindi dobbiamo praticamente liberare gli struzzi alla stiva. Gli struzzi alla stiva non è un... non dovrebbe essere un problemone. Ma che è sta cosa? Ah, di qua si può andare. Cioè, bastava premere un pulsante. Qual era la difficoltà? Ok. Perché tecnicamente al molti sarebbero tornati di nuovo su in nave. Ok. Ah, pure noi. But, madam, as I told you, I'm actually perfectly capable of following your caravan on foot. Shaman's yurt very comfortable. Big handsome metal man must rest after everything he has done for tribe. Lei si è innamorata di lui. Oh, but, madam, please, I. Sembra il finale veramente ragazzi, cioè se ho fatto un episodio per far finire il gioco è ridicolo. Ah, ecco, colpo di scena che nessuno si aspettava, in realtà sì, dato che dove erano finiti questi qui? Olga Efimova. Their boat is right there. But where's the American and those damn savages? They can't have gone far. If they're truly crazy enough to go right into Baranor. The radiation will take care of our problem for us. Exactly. Non mi dite. No, così si sono liquidati sti qua, mamma mia. No, se li sono liquidati così. The soldiers, they found our tracks. They must think we're on the surface. Good. You're right, Gatewalker. I. Kamlek, Kamlek, Migapa. Kirk, look over there. Oddio. Pipistrelli. What's that? I'll go look. Wait for me here. Perché? Perché noi? Callo di Frey Misrial, ragazzi. Vabbè, a questo punto andiamo di qua. Vabbè, c'è solamente... Fantastico! Ah, ragazzi, quando finirà questo gioco? Radiazioni. Katerina was right. The surface is completely contaminated. Dobbiamo andarla a dire a loro. Ma qua è aperto.
Vabbè, non chiediamoci perché le radiazioni non siano passate dall'altra parte, perché è meglio. Poi non mi spiego questa scena qua che dura secondi inutili. Go inspect the tunnel, Kate Walker. We must leave as soon as we can. Ma se abbiamo scoperto che... Vabbè, fa un bagno, va. Vai avanti, Kate. Oddio. Chiaramente sono pipistrelli. Pipistrelli. I pixel di quegli occhi. Ma perché, poverini? Esamina la situazione con Kirk. Well, we have a problem. Yes, we saw. Miss Kate Walker must free passage for caravan quick. Ma fallo tu. Qualche idea? A bright idea would really be welcome right about now, Ayahuasca. If Miss Kate Walker finds something good to frighten bats, they surely go outside fast. Very well. I'll go see what I can do. Giustamente. Thank you, Kate Walker. And call on the Yukos for help if you need it. I'm sure they'll be able to give you a hand. Cioè, quanto sono inutili. Allora, proviamo a salire di qua, vediamo che c'è. Ma pensavo si fosse trasformato in un 2D ad un certo punto. Kate, smettila. Kate, smettila! Allora. Che cos'è? Alga marina. E che ci serve sta cosa? Non si può andare di qua. Spero. Lake water. Katarina was right. Questa è completamente inondata, questa via. Ma che ci fa lui qua? Baitla, Miss Ketwalk. Look. Very good wood. Took. You take now. Give. Che scopo? Thank you, but... What am I supposed to do with it? Problem with bats now, home? Miss Ketwell can sneak up and use root to go to bats and hit them! Zah! Puff! 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 Non ci credo. I suppose it couldn't hurt to try. Sure. Ma queste cose, ragazzi... È contro Siberia! Cioè, ce l'ha dato uno Yukol, la Judge. E se uno non avesse parlato con lui, girava in tondo senza mai capire niente?
Ragazzi, penso che sto avendo abbastanza fortuna in questo episodio a fare le cose, perché fanno di tutto per farti perdere tempo. Per esempio, per gli struzzi, io stavo per salire sulla nave, invece ho detto, ma perché, forse si può andare avanti? Ma la cosa più ragionevole era di risalire sulla nave e aprire la stiva da qualche controllo. Ah, pure da là. Afraid of little vampires. Ho capito, ma allora perché non stai con gli altri, amico? Ma non c'è niente qua. Allora di là c'è qualcosa per finire. No, è semplicemente un tizio che ha paura dei vampiri, ok? A sto punto io parto. Aspettate, aspettate, che so sta cosa. Accendino. Fiasca. Let's try something else. This is good for a little DIY. Qua dobbiamo mettergli qualcosa, magari questo. Wow. Usare l'accendino. It didn't catch. Dobbiamo mettere l'alga. A che scopo non lo so ancora. Penso di portare il tavolino dove ci sono i pipistrelli. Impossible. Come no, impossible. Fiasco. Bad idea. Dipping this part right in it wouldn't be enough. Ma scusate. This is good for a little DIY. Allora, io devo intingere l'alga. A support for a torch looks like. The smith must use it for light or to heat up small objects. In realtà abbiamo tutto. Il punto è come far intingere. Seaweed that smells of the sea, as they say. Oh, ragazzi. Ma dai. Please. E l'alga a cosa serve? Comunque, se non avessimo avuto quella fortuna, ragazzi, di trovare quell'alga, col cacchio che facevamo tutto così. Let's try something else. Andare direttamente la bottiglietta, immagino. L'alga non so cosa serve. Ma quello da dove è spuntato, scusate? Ah, è la bottiglietta che lei ha usato, credo. Ok. Benissimo. Ah, ok. Vediamo se ci dicono qualcosa. Ti prego. Be careful with that, Kate Walker. Don't go and burn anybody. Vabbè. Lasciamo stare. Abbiamo capito l'andazzo. Ovvio, devo dire.
I don't believe it. Immagino dall'altra parte. Aspettate, vediamo che dicono sti due. Qualcosa. Kirk, I saw your attempt at scaring the bats was without success, Kate Walker. Any other ideas about how to get them to leave? Not really. I have the impression that these ventilation ducts are the only possible way to get those damn creatures out. But there are grates closing them off, and I'm pretty sure we'll only be able to open them from the outside. Where anything made of flesh and blood will die in a matter of minutes. You'll find a solution, Kate Walker. I know you will. The spirits are with you. Gee, thanks, Kirk. That's reassuring. C'è. Ma sei utile come niente. Oddio. Oh, Oscar. Tu puoi andare. Carne e ossa, ma lui no. Oscar deve andare. The confined atmosphere here seems to be affecting you, Kate Walker. It's not claustrophobia, Oscar. The way for us to solve our bat problem is up there, outside. And I don't have the slightest idea how to get there. There's an enormous amount of radiation. You need someone who is, by their very nature, impervious to radiation so that they can do this task in your place. Ma significa dirgli addio. If such a being existed, that would solve our problems, wouldn't it? May I remind you that I am an upgraded XZ-2000 model automaton? Oh, you don't mean you. Ma sarebbe un addio. I am, of course, somewhat afflicted by osteoarthritic rust. But I should be able to do the task, Kate Walker. I don't doubt that you're capable of it. But it could be dangerous up there. You don't think that... I'm afraid that, for you, the choice of candidates is limited, Kate Walker. Ma sarebbe un addio perché poi sarebbe pieno di radiazioni e non potrebbe più tornare da loro. Per logica. Non può più tornare indietro dopo. Oddio! Possiamo controllare Oscar! Piacevole sorpresa. Oddio, ha le stesse movenze di Kate. Vabbè. Ragazzi, già è tanto che possiamo controllare Oscar. Però un pochettino di effetto verde. Guarda come un idiota. Kate Walker's pursuers. I must make every effort to hurry up. Ah. The very conduits in question. Opening them should be child's play. Ok, come ci arriviamo? Arriviamo là, aspettate. Credo che c'entri questo. Come fanno ad esserci degli uccelli in posti con radiazioni? Questa è una cavolata. Better not, as long as the motor's off. Let's try not to make mistakes that would be worthy of a Kate Walker. Ah,
That won't do at all. Dobbiamo trovare la chiave. Qua dietro la chiave. Non capisco. E ora la chiave dove si trova? Questo che cos'è? Ah, quella è la centrale nucleare. Eh no, questi sono... Non so perché ce la facciamo vedere, ma... Farci perdere tempo, pure quelli. Cane. Qua dentro si può entrare? Penso di sì. Soft, my word. Non c'è niente. How soft, my word. Ok, il cane non vuole. Che cosa manca? Le tronchessine mancano. Un altro cane. Che sono ste... Capisco.
Che bello. Perché ho come l'impressione che le chiavi sono nello stesso furgone? Funziona. Ma lo sapevo io. Better not, as long as the motor's off. Let's try not to make mistakes that would be worthy of a Kate Walker. Giusto, dobbiamo girare la chiave. No. No opening system. The edges are completely welded together. That grating is an insult to the boiler making profession, and unfortunately a real spanner in the works, if I may. Ma non mi dite. E le tronchessine non le ho trovate. E dove sono? Vediamo che c'è qua dentro. Forse è qui dentro quello che cerchiamo. Eccolo, maledetti. Ce so io. E
Ragazzi, comunque questa è pure prospettiva, cioè è proprio la prospettiva che... Ci vediamo direttamente sul tetto. E ragazzi, momento della verità. Io dico che sta finendo il gioco, perché stanno facendo perdere troppo tempo. Chiaramente sta finendo. Cioè, enigmi veramente ridicoli. Io farò una recensione dopo Siberia 3, ma mi sa che non sarà bella. Bel lampadario ci potevi fare. Cosa? Ma è una cavolata questa. Ma è una cavolata, perché quei cani, appunto, dovrebbero essere dei cani che aiutano. Non dei cani che ti vogliono mangiare. No. Allora, di qua si può andare? No. Ma... ah, quel... forse la pompa idrica. Di questo gioco. Che strano. Che scena trash sto per vedere. È una scena trashissima. Ecco. Che poi manco stava saltando a bocca aperta, mi sa. Lui nessuna reazione, semplicemente ta. Vabbè, facciamo finta perché è un robot, no? È un automa. Ragazzi, sto facendo durare l'episodio di più, ma perché non li ho pubblicati in questi due giorni. E perché sinceramente penso che tutti ormai vogliamo vedere come finisce, eccetera. Cioè, ma c'era una procedura di decontaminazione? Ah, ecco perché può tornare. Alert, iodine level insufficient. Decontamination procedure aborted. Iodine level insufficient. Quarantine protocol activated. Please wait for the arrival of an intervention team or restore level of iodine in the dedicated compartment. Oscar! Hmm. Well, that is indeed annoying. You will need to go on without me, Kate Walker. I'll be fine. L'alga? That's out of the question. Kate Walker, I must have a very substantial level of radioactivity. In this state, my presence in your vicinity would place your organism in mortal danger. I do not believe that is desirable.
I said we're not going anywhere without you. I just need to find a little bit of iodine. Iodine is a rare commodity, Kate Walker. Don't be pessimistic, Oscar. Just let me get on with it, please. Okay. Very well, Kate Walker. Vediamo se l'alga. So che è una cosa assurda, però... non so che farmi dell'alga. E l'alga. Va bene. Ragazzi, ma che stanno facendo? Ok. Ma cosa c'entra l'alga? Ma non ha senso! Decontamination procedure underway. Please remain immobile. It's good to see you again, Oscar. Perché vai via? Oh yes, well, let me see. I am not unhappy to see you either, Kate Walker. Go back to the Yukles again, Oscar. Tell them to get ready to leave. I'll join you as soon as I can. At your command, Kate Walker. Ma scusa, vacci pure tu. No, no, ragazzi, io voglio far finire l'episodio che quei dannati pipistrelli se ne sono andati. Non mi interessa. Come si scende? Da qua. First I have to light the torch. No! Ma io, ragazzi, non ci credo, ma veramente? No, questa cosa non la dovevano fare, però. No, questa cosa è veramente assurda. Assurda. Di nuovo! Senti, ma tu non è che mi puoi aiutare? Is Kate Walker hurry with workbench? Fa presto con maffandone. Che è sta cosa? Almeno. Grafica del 2001. Non sai quanto io. And now. We'll camp here for the night and continue the journey at the break of dawn. Our next step will be the last in this country. The ancient bridge across the river Balatom on the border with Yakistan. Once we're across,
We'll be safe from our pursuers. Well, now that's good news. See you later, Kirk. Cioè, prima avevano tutta quella fretta, ora si accampano per la notte. E noi siamo dovuti partire di notte per far uccidere praticamente Hobo. Non ha senso. Chi è? Chi è quella? Va bene, ragazzi. Allora, io penso che il prossimo episodio sia l'ultimo. E quindi abbiamo visto tante trashate in questo episodio. Ci sono state tante cose carine anche, per esempio Oscar. Cioè, in realtà c'è stata solo quella di carino. È ridicolo il fatto dell'alga, è ridicolo che quel tizio ci abbia dovuto dare il legno. Non lo so, ragazzi, sono un po' perplessa, però sono curiosa di vedere come, cioè, quale sarà il prossimo intoppo, perché ormai il finale mi sembra abbastanza palese, mi sembra abbastanza ridicolo. Quindi io spero in realtà di vedere qualcosa di interessante negli intoppi. E quindi alla prossima. Un bacio.